Questa è un'altra di quelle cose che dimostrano come da un punto di vista politico questa sia una gestione assolutamente fallimentare. Ho detto la settimana scorsa in Consiglio Comunale, prendendo alcune delibere che poi non sono esaustive, ci sono delibere di giunta in cui si danno padroncini e si danno contributi, se non di denaro, in termini di aiuto da parte del comune per ditte che sono ditte di stretti congiunti di consiglieri comunali. Ho fatto un esempio specifico di una ditta che ottiene patrocini per alcune iniziative private della propria attività, per riceve anche suolo pubblico per questa attività. Il chiostro di Sant'Agostino è diventato in pratica un luogo di feste e festeggiamenti con tutto quello che ne comporta. Alcuni genitori hanno segnalato che lì per fare feste della birra, si fanno in fondo anche feste della birra nel chiostro di Sant'Agostino, ci sono poi intorno, quando la mattina i genitori accompagnano i bambini alla scuola, anche dei problemi igienici non piccoli. Tutto questo altro aggiungeremo in quelli che sono gli esposti che noi presenteremo, perché non è possibile che sindaco, assessori, presidente del consiglio, consiglieri, capogruppo di maggioranza ricevano questi favori con soldi pubblici dall'amministrazione comunale per centinaia di migliaia di euro. Tutti testimoniati da delibere di giunta, dalle termine dirigenziali, in cui gli stessi assessori sono presenti mentre erogano contributi sostanziosi ai loro familiari. Volevo chiudere con l'ultima chicca è quella che aveva anticipato prima Fabio: non ci spiegavano come mai non erano 2 giorni prima, ma era nello stesso giorno, ma prima con un protocollo precedente, questo che importa, una società possa ricevere e possa presentare un preventivo prima che l'amministrazione comunale sappia materialmente, ma la cosa grave è questa, sappia materialmente che il chiostro in fondo sta crollando e quindi c'è bisogno di sostegno fatto con travi in ferro, perché quello era oggetto di una perizia affidata all'esterno. Sono cose strane che succedono soltanto a Recanati, ma sono cose preoccupanti perché questa stessa ditta aveva ricevuto un ulteriore incarico passato in pratica sotto silenzio perché l'aveva ricevuto e poi l'abbiamo visto da una determinazione dirigenziale per fare la scala, per mettere a norma la scala di sicurezza di quella scuola, scala di sicurezza che è stata dichiarata dai vigili del fuoco non a norma e che è stato oggetto di un ulteriore finanziamento che passa attraverso la seconda parte di ristrutturazione dell'immobile di Sant'Agostino.